Ciao, sono Pino e come promesso sono ancora qui. Purtroppo per voi. Ho realizzato questo nuovo tutorial e cercheremo di capire come aggiungere le sigle degli accordi con WinLive. Il modo più veloce è quello di scrivere le sigle degli accordi, possibilmente in anglosassone, elencandole ciascuna per ogni riga. Come fare? Apriamo contemporaneamente a WinLive un WordPad. Cerchiamo di posizionarli sullo schermo in questo modo, per avere la possibilità di usarli entrambe con la massima facilità. Bene, ascoltiamo il brano e cerchiamo con il nostro strumento i primi accordi. Senza ombra di dubbio, incominciamo con un Si minore, seguirà un Sol, poi un La e chiuderemo ancora con un Si minore. Copiamo il giro, così da poterlo incollare tutte le volte senza riscrivere gli accordi singolarmente. Ora puntiamo il cursore nel WinLive per avere l'esatta posizione nel brano. Ecco, controllati i primi due giri armonici, ne incolliamo ancora uno e lo testiamo, sempre in WinLive. Questo per tutte le volte necessarie. E così faremo anche per le altre parti che compongono in ordine il brano. Un piccolo consiglio, scrivete dei riferimenti in corrispondenza dell'inizio di ogni nuova parte musicale, tipo inciso, strofa, ritornello, eccetera. Ricontrolliamo se quello che abbiamo scritto corrisponde suonandolo insieme alla base. Sol, La, Re, La, Si minore, Sol, Mi minore, La, Re, Sol, Mi minore, La, Do, Si minore, Fa diesis. Benissimo, una volta ricontrollata la sequenza delle parti, evidenziamo tutto e copiamo. Entriamo in WinLive e cliccando in Load File carichiamo il brano in questione. Il brano che abbiamo precedentemente convertito in MP3. In visualizzazione, Edit Mode, clicchiamo sulla CD Shorts e con il tasto destro del mouse incolliamo il testo. Iniziamo così la fase di sincronizzazione degli accordi, cliccando sul tasto Invio, inserendo ogni sigla ritmicamente a tempo, cliccando sul tasto Invio. Ecco l'importanza delle note di riferimento. Servono infatti a confermare la nostra posizione. Procediamo in questo modo fino alla fine del brano. Ricordate che in caso di errore possiamo ricominciare da capo e tutto sarà riscritto correttamente. Ecco fatto. Come possiamo notare, sono apparsi gli accordi nella barra in basso.
Cliccando ancora su Chords, entriamo nella modalità Editing, dove possiamo cancellare i riferimenti e sincronizzare meglio gli accordi. Torniamo in visualizzazione performance dalla barra su in alto per avere l'aspetto definitivo della nostra base da cantare e suonare. Sperando di esservi stati utili, vi ringrazio per l'attenzione e un a risentirci al prossimo tutorial Win Live.